Recentemente l'Osservatorio Malattie Rare ha emesso un documento che riguarda la revisione dei nuovi LEA. Ne abbiamo parlato con l'autrice del documento, la dottoressa Ilaria Vacca dell'Osservatorio Malattie Rare. Allora, dottoressa, innanzitutto questa revisione perché? A che fine? Dunque, i nuovi LEA entrati in vigore il 15 settembre di quest'anno, quindi appena qualche giorno fa, hanno introdotto moltissime novità sul piano sanitario, in particolare per i malattie rari le novità sono davvero importanti. Alcune riguardano l'assistenza integrativa, l'assistenza protesica, gli alimenti a fini speciali, l'erogazione di presidi monouso, ma la novità più grande, quella sicuramente più attesa dai pazienti, riguarda le esenzioni per malattie rare, perché in Italia dal 2011 si ottiene un'esenzione completa alla partecipazione della spesa sanitaria solo se la propria malattia rara è elencata all'interno di un elenco ministeriale, appunto un elenco redatto dal Ministero della Salute con dei criteri ben precisi. Il nuovo elenco contiene oggi 134 nuovi codici di esenzione che codificano più di 200 patologie. Questa è una grande novità per i malati rari perché dà la possibilità ad almeno 200 patologie diverse di ottenere l'esentabilità completa dal ticket. Perché abbiamo deciso di strutturare questo documento, che si profila come un documento di consultazione pratica e dedicato soprattutto ai pazienti, ma ci auguriamo possa essere anche utile per le ASL, per i centri di riferimento? Lo abbiamo fatto perché i pazienti ci chiedevano molto spesso un aiuto ad interpretare il linguaggio tecnico del Ministero. Il Ministero ha fatto un gran lavoro, ma il linguaggio tecnico è spesso di difficile comprensione per i pazienti. Osservatorio Malattie Rare, dalla parte dei pazienti da sempre, ha deciso appunto di realizzare una guida pratica. Per farlo ci siamo avvalsi della preziosissima collaborazione di Orphanet Italia, della supervisione scientifica del professor Dalla Piccola, che approfitto per ringraziare. Ne è risultato un documento scaricabile gratuitamente sul sito www.osservatoriomalattierare.it di semplice consultazione in formato testuale, proprio perché ci si può trovare all'interno tutta una serie di informazioni in maniera molto semplice. Quindi sono elencati tutti i nuovi codici di esenzione, le patologie che a questi codici afferiscono, ma anche abbiamo riproposto l'intero elenco dei codici delle patologie rare, per cui l'intero insieme delle malattie rare ad oggi esentabili per legge in ordine alfabetico. Sembra una banalità, ma per la consultazione è molto molto importante. La guida è stata inoltre arricchita con delle informazioni pratiche, l'iter per l'ottenimento dell'esenzione, per cui una guida molto semplice ma molto pratica. Cosa devo fare per ottenere l'esenzione? L'iter e l'ottenimento dell'invalidità civile, che non sempre viene in automatico in presenza di malattie rare, l'iter per l'ottenimento della certificazione dello stato di handicap, anch'essa può essere molto utile seppur non necessariamente deve essere connessa alla presenza di una malattia rara. Inoltre, grazie al contributo di Orphanet Italia, abbiamo arricchito questa guida con tutta una descrizione molto attenta a livello clinico e genetico delle patologie di nuova esenzione, con dei rimandi molto utili in maniera tale che i pazienti possano facilmente individuare i propri centri di riferimento e le informazioni indispensabili per un primo approccio con la patologia.